Dopo l'annullamento del bando di gara per la bonifica delle discariche di Bussi, il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, annuncia di portare in giudizio il Ministero dell'Ambiente insieme alla provincia di Pescara e al comune di Bussi, per far pronunciare i tribunali sulla correttezza della decisione presa. E quindi è un fronte comune che tutto il territorio sta portando avanti per la bonifica di questi siti e per togliere queste sostanze tossiche e pericolose per la comunità. Purtroppo a Bussi, dove dopo tanti anni, troppi anni, si era arrivati ad avere finalmente una gara di appalto e un'impresa che avrebbe potuto già da un anno, se non di più, iniziare questi lavori e portare quindi alla bonifica di un pezzo di questo SIN, si è tutto interrotto. Il Ministero ha annullato la gara, quindi adesso ci dobbiamo affidare alla buona volontà di Edison di rispettare la legge e di presentare un progetto ugualmente valido in tempi utili. Il timore è che Edison farà resistenza, ci vorranno anni e anni solo per arrivare ad avere un progetto condiviso e condivisibile. Per questo noi insieme alla provincia di Pescara e al comune di Bussi andremo in giudizio per chiedere al Ministero di annullare questa revoca della gara e di procedere invece all'assegnazione dell'appalto, perché l'assegnazione dell'appalto consentirebbe domani di iniziare i lavori e di farlo in danno di Edison ovviamente. I soldi li anticipa il Ministero e poi da Edison dobbiamo solo farci ridare i soldi. È molto più semplice farsi ridare i soldi da Edison che non costringerli a fare un progetto credibile e serio di bonifica.